26 settembre Borgo Rico, 2009, Albert Cardin presenta un'alba ineluttabile. Difficile. Difficilissimo sto titolo. Come mai non ti mi ha messo Lettere dal carcere? Perché Lettere dal carcere è un po' scontato. Un'alba ineluttabile è un messaggio profetico. Cosa vuol dire? Intanto sono parole di Segato stesso. Un'alba è il sorgere del sole, cioè la luce che arriva, ineluttabile, che nessuno può fermare come l'alba, nessuno la può fermare, no? E così anche la libertà veneta, secondo Segato, e come abbiamo sentito anche nel video, è ineluttabile, è una libertà che ritornerà. Lui aveva questa fede, noi abbiamo questa fede. La genesi di questo libro, allora, brevemente? Intanto Segato ci ha lasciato 3 anni fa, è stata una grande perdita, abbiamo avuto parecchi scritti suoi, ma il personaggio doveva ancora essere capito più profondamente. E questo libro fa un po' da collante rispetto a tutte le altre esperienze, perché Segato parla confidenzialmente, parla della sua esperienza carceraria, parla delle sue relazioni esterne, di ricordi, parla di strategia politica, e perciò possiamo capire meglio certe attività che lui ha compiuto, come ad esempio il libro Il mito dei Veneti, una storia veneta per far conoscere ai Veneti la loro storia. Far conoscere i Veneti sembra una contraddizione, invece no, i Veneti sono di nome Veneti, ma sono stati spersonalizzati, hanno perso la loro memoria storica. Che emozione è portare alla luce queste lettere che Segato ha mandato a vari personaggi, non so se ce n'è anche qualcuno di tua. È un libro difficile da leggere, ma leggendolo sembra avere un rapporto diretto con il personaggio stesso, cioè sembra un colloquio, perché appunto questo tono anche confidenziale, non è il bello di questo libro è proprio questo tono non cattedratico, ma colloquiale, veloce e confidenziale, nel senso che lui si rivela agli amici, dice delle cose che magari il pubblico non avrebbe detto. Sei orgoglioso di aver fatto questo libro, o è più una testimonianza, un dovere civico, o qualcos'altro? Ma è una testimonianza, orgoglioso no, perché non ha neanche il prezzo questo libro qua, lo cediamo a offerta libera, perciò... Lo troveremo in libreria? No, non si troverà in libreria, ma soltanto negli incontri che verranno organizzati, che faremo, che dovremo fare, per discutere attorno alla figura di Segato. In due parole il messaggio che tu hai tirato fuori lì, che vuoi dare con quel libro? Due parole sono avere fede. Nella causa veneta. Sì, ma mi hai chiesto due parole, ho detto avere fede. Sì, c'ho giusto. Grazie Albert Cardin, da Borgo Rico, 26 di settembre 2009, Edar Prodaci. Un'alba ineluttabile.